Siamo col sindaco di Trabia, Leonardo Ortolano. Buongiorno signor sindaco e la ringraziamo per averci dato lo spazio di venire qui appunto per poter parlare un attimino per quanto riguarda Trabia e tutti i punti inerenti di Trabia. Io ringrazio voi per la disponibilità che mi state dando e per darmi questo spazio, quindi ringrazio voi per la considerazione che avete per il nostro territorio e la nostra comunità. Allora, signor Sindaco, iniziamo subito con la prima domanda. Intanto vogliamo sapere i problemi economici per quanto riguarda sempre la comunità di Trabia. Noi innanzitutto viviamo i problemi economici che vivono tutti gli enti locali, che sono appunto quelli di una situazione finanziaria precaria dovuta a trasferimenti sempre ridotti da parte del governo centrale, il governo nazionale e il governo regionale. Quindi essendoci molti tagli, capite bene che abbiamo difficoltà nel tenere i conti a bada. Però voglio dire questo, però dico pure che per quanto riguarda il Comune di Trabia, noi stiamo andando sempre più verso l'equilibrio finanziario. Infatti, per l'approvazione dell'ultimo bilancio siamo rientrati nel patto di stabilità, eravamo fuori del patto di stabilità, ora siamo all'interno. Quindi una politica finalizzata a sanare un po' le situazioni precarie dei conti, che è finalizzata a poter spendere qualcosina in più. Quindi un lavoro molto certo e molto forte per quadrare i conti ha finalizzato a migliorare le qualità della vita dei nostri cittadini. Sviluppo, turismo. Sì, ci siamo dati fin dall'inizio, dal nostro insediamento, una strategia per quanto riguarda lo sviluppo economico della nostra comunità e del nostro territorio. Quindi abbiamo dato una proposta abbastanza certa che già sta dando i suoi frutti. Potete capire l'importante obiettivo che è quello rivolto alla pescaturismo. Abbiamo avuto un finanziamento diretto dalla Comunità Europea, cioè soldi che arrivano direttamente dalla Comunità Europea che non passano attraverso la Regione Siciliana. Il Comune di Trabia è ente capofila, ci sono dei partner molto ambiziosi che fanno parte di questo progetto, quindi capite bene che per quanto riguarda la nostra comunità e il nostro territorio è un bel passo in avanti. È un progetto che ci permetterà, oltre a sviluppare la pesca turismo nelle nostre coste, ci permetterà pure di accreditarci con la Comunità Europea e quindi di andare a recepire altri finanziamenti finalizzati a sviluppare la nostra bella Trabia. Programma 2017, per quanto riguarda, so che ci sarà la seconda edizione della Sagra. Sì, la seconda edizione per quanto riguarda Trabia in Sagra. Prima si faceva la Sagra delle Nespole, poi della Pasta e ora si chiama Trabia in Sagra perché è una logica di strategica che vuole promuovere non solo i prodotti tipici, soprattutto i prodotti tipici, quindi la pasta, l'olio, le nespole, i cedri e tutto quello che produciamo noi, ma più che altro vuole promuovere tutte le bellezze naturali, culturali del nostro territorio. Quindi si promuoveranno i castelli, si promuoverà la costa, si nelle associazioni, tutto quello che di positivo e di sviluppo c'è a Trabia, quindi è questa più che altro Trabia in Sagra. L'anno scorso ha avuto importanti partecipazioni, abbiamo avuto tante persone di fuori che sono venute a trovarci, hanno apprezzato la Sagra. Aspettiamo nuovamente quest'anno tutte queste utenze per quanto riguarda questo momento ricreativo che vuole essere ricreativo, però voleva lasciare traccia di un territorio che vuole crescere, che sta crescendo e capisce che nel riscoprire le bellezze naturali, quindi la terra, il mare, la nostra bellissima costa, può fare un momento di sviluppo. Trabia in Sagra vuole essere questo. Non solo, lei è anche presidente per quanto riguarda l'azienda di un agriturismo, se non sbaglio? Io sono titolare di un'azienda agricola e biologica, certificata a livello biologico, che è di bovini, che è in un feudo, l'ex feudo Artale, che è qua nel territorio comunale, e sono imprenditore agricolo, faccio proprio il mio lavoro e questo di qua. Infatti, avendo questa sensibilità per l'agricoltura e ricordo che è un settore molto finanziato dalla Comunità Europea, quindi io ho consigliato sin dalla mia campagna elettorale ai giovani che vivono il momento drammatico della disoccupazione a credere nell'agricoltura. Perché fare agricoltura oggi non è fare il contadino di una volta, dico io, tutto riconoscendo a quella categoria grande rispetto, anche perché sono state persone che nella loro vita hanno prodotto qualcosa con grande dignità e capacità. Però oggi fare agricoltura è fare impresa. Ecco, dobbiamo culturalmente, come mentalità, comprendere che l'agricoltura è un momento produttivo
d'eccellenza. Siccome noi abbiamo quei prodotti che veramente sono prodotti che possono fare la propria in un mercato internazionale, quindi l'intelligenza vuole, la programmazione economica vuole che noi valorizziamo quei prodotti di nicchia che poi dovrebbero essere di nicchia per appunto aggredire il problema occupazionale. Quindi il mio consiglio diretto e deciso è quello ai giovani di credere nella terra con un nuovo approccio, che è l'approccio innovativo che la Comunità Europea perora e finanzia. Oltre a questo, ci sono anche delle iniziative, per quanto riguarda i nuovi istituti qui a Trabia. So che hanno aperto un, liceo linguistico. No, ancora non è stato aperto il liceo linguistico. Aspettiamo alcune autorizzazioni per quanto riguarda l'inizio delle attività. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto tutto l'iter. Abbiamo adeguato un immobile, che è poi un immobile confiscato alla mafia. Ora aspettiamo da parte del Ministero l'autorizzazione definitiva di poter iniziare il percorso formativo del liceo linguistico. Però ancora attualmente attendiamo questo. Ecco, quello che soffriamo, ma tutti gli enti locali, proprio è un'incertezza, non vuole essere una critica, ma una constatazione vera e propria, un'incertezza da parte degli organi sovraccomunali che ci gestiscono. Quindi molte volte la burocrazia e tutto il venire a finanziamenti, quindi a definire tutti gli iter, porta alla difficoltà e fa arrivare in ritardo gli enti locali. Per quanto riguarda invece il programma 2017 sempre di Trabia, possiamo parlare anche per quanto riguarda la più importante festa del Signore che si terrà a settembre? Allora, noi praticamente, come strategicamente pure là, a livello culturale di promozione ricreativa, ci siamo dati un programma che, da dove si evince che puntiamo su alcuni importanti eventi. Cioè, non vogliamo caratterizzare tutto il percorso annuale datando i grandi eventi, quindi puntando sui grandi eventi, in modo di fare conoscere il nostro territorio con degli eventi importanti. Detto questo, sicuramente la festa del Signore, la festa del Crocifisso è un appuntamento di settembre molto importante, ma non solo questo. Noi dopo la sagra lavoreremo per la Notte dello Sport, che è un'esclusiva nostra, l'abbiamo creato noi questa Notte dello Sport. Poi lavoreremo giustamente per le attività ricreative dell'estate, che più che altro vogliono coinvolgere le attività commerciali che oggi stentano e soffrono, per poi arrivare alla festa del Signore, alla festa della pasta, perché tanto c'è da fare della pasta. Voi vedete là un documento che attesta che gli spaghetti sono nati a Trabia, del Museo della Pasta, quindi è certificato del Museo della Pasta, quindi la festa della pasta in autunno, per poi arrivare al periodo natalizio con l'ormai famosa notte di Capodanno, poi il Carnevale, quindi, e poi tutto il resto. Quindi vogliamo creare quei grandi eventi che portano successo al nostro territorio per fare conoscere sempre più Trabia. Io vi ricordo che il Carnevale, pur con pochissimi stanziamenti economici, è risultato molto bello, è stato molto apprezzato dal territorio. Quindi, e ripeto, con pochissimi trasferimenti economici da parte dell'ente. A noi il Carnevale è costato 5.000 euro. Perché? Perché come altre realtà e altri eventi sono intervenuti gli imprenditori locali, sono intervenute le scuole, le associazioni e abbiamo fatto sinergia. Come ho detto diverse volte, con la sinergia l'ente locale e tutte le forze sane del paese si raggiungono gli obiettivi. Ecco, questa amministrazione più che altro il segnale che ha dato e che vuole continuare a dare è questo, che con la sinergia di tutti e la collaborazione di tutti, compreso i cittadini, perché non c'è obiettivo che si raggiunge senza la collaborazione dei cittadini. Quindi con tutti assieme riusciamo a raggiungere gli obiettivi e superare gli ostacoli. Di cui noi eravamo anche presenti, e Sì. c'è stata anche la novità del gemellaggio con il Carnevale di Termini Imerese. Sì, in un momento di difficoltà del comune di Termini Imerese, anche perché sono in una situazione commissariale. Ma non solo per questo, attenzione, anche il commissario sta lavorando bene per quanto mi risulta, proprio per un momento di disagio veniva fuori che poteva saltare il carnevale. E abbiamo fatto una sinergia pure là con il comune di Termini Imerese affinché il carnevale loro, molto antico, e il carnevale nostro, molto giovane, si creasse quella sinergia appunto per proporre due carnevali alle nostre comunità di livello. Ecco, ci siamo riusciti. Quindi oltre alla sinergia, come ho detto poc'anzi, tra le forze sane delle comunità, c'è una sinergia territoriale tra i vari enti. Quindi
Dico, oggi l'intelligenza di un sindaco o di un amministratore deve essere quella, di capire che da soli non ce la facciamo. Pure là la sinergia dei territori ha portato risultati. Quindi ci siamo interscambiati alcune situazioni, le nostre maschere sono andate là, le loro sono venute qua, abbiamo reso i due carnevali belli. Il nostro, ripeto, è stato molto, magari loro, Termini Imerese, è riconosciuto da diversi anni da tutta la provincia e magari oltre, da tutta la regione siciliana. Il nostro, essendo giovane, però il nostro ha avuto tante pure risalto mediatico e tanto risalto di presenza, è molto apprezzato. Per concludere, ora parliamo della differenziata, quindi decidiamo tutti i cittadini di Trabia per quanto riguarda, ecco, la differenziata, signor Sindaco. Sì, la differenziata. La differenziata è un progetto molto ambizioso, è un progetto quasi quasi dovuto perché abbiamo delle ordinanze del Presidente della Regione che ci vincolano e ci obbligano a portare le percentuali di differenziata ad alti livelli. Cioè, quindi abbiamo dovuto, ma anche perché consapevoli che è l'unico rimedio per evitare che succedesse quello che è successo l'anno scorso, dei cumuli di immondizia per le strade. È causato anche da altri problemi, non solo dalla differenziata, dalla mancata differenziata, abbiamo creato un progetto, ripeto, molto ambizioso e molto certo e puntuale di differenziata, che è partito il 7 novembre. E a distanza di pochi mesi comprendete bene che noi, i dati che mi mandano gli uffici, siamo quasi al 40%, ci cioè oscilliamo tra il 35 e il 45%, in base alle mensilità, in base al perfezionamento del progetto. E dico io, la differenziata riesce se c'è la collaborazione dei cittadini al 100%. Non puoi ambire a percentuali elevate di differenziata se il cittadino non ti collabora. Cioè sarebbe illudersi di qualcosa che non raggiungerai mai. Quindi è fondamentale che il cittadino la comprendi bene a livello progettuale, ma comprenda bene che più che altro che differenziare significa due cose. Uno, tenere pulito il territorio, perché con la differenziata cosa succede? Che il rifiuto differenziato viene portato a degli impianti, quindi non alle discariche indifferenziate, quindi è una gestione separata e quindi differenziando di più porti meno alle discariche indifferenziate. Quindi cosa succede? Che rendi più, come dicevo, più pulito il territorio, ma più che altro abbatti i costi dei conferimenti in discarica. Costi che sono abbastanza importanti per il nostro ente. Quindi nel lungo periodo, non nel breve, perché noi nel breve facciamo i conti con un piano finanziario dell'anno precedente, nel lungo periodo se fai una buona differenziata puoi ottenere un ribasso della tariffa importante, cosa che incide, capite bene, sulle tasche dei cittadini che oggi soffrono ad andare avanti e quindi a finire il mese per quanto riguarda la gestione familiare. Quindi qual è il messaggio forte? Il messaggio è quello che differenziare è una cosa che ci vuole, dove ci vuole impegno. Dico perché lo faccio pure io a casa e so che devi stare attento al rifiuto del rifiuto e capire bene dove lo devi conferire. Però facendola bene, innanzitutto è un atto di civiltà importante, cioè differenziare è un atto di civiltà che i ragazzi recepiscono forse più delle persone avanzate d'età. Perché? Perché capiscono bene che differenziare è vivere meglio. Poi è una tutela dell'ambiente, quindi la pulizia del territorio a livelli importanti. Terzo, fa bene alle tasche di tutti noi. E questa è una cosa pure importante in un momento di crisi del genere. Quindi differenziare significa collaborazione totale dei cittadini e significa tenere il territorio pulito e significa abbattere i costi della tassa che si chiama Tari. So che ci saranno anche delle guardie ambientali che controlleranno. Sì, là nelle definizioni dobbiamo stare attenti perché le guardie ambientali sono dei momenti associativi riconosciuti, hanno un nome specifico. Io le chiamerei guardie specializzate, cioè sono degli operatori autorizzati e riconosciuti che lavoreranno nel territorio affinché si sanzionino quei momenti abusivi e quei comportamenti errati nella gestione dei rifiuti. Perché, come dicevamo poc'anzi, la collaborazione del cittadino è importante e il cittadino non si può permettere di conferire il rifiuto dove gli capita e piace, perché significa che fa saltare il sistema. E questo non è corretto nei confronti dell'ente che gestisce la differenziata, ma più che altro non è corretto nei riguardi degli altri concittadini che rispettano le regole. Quindi chi non rispetta le regole non può assumersi la responsabilità di fare saltare il sistema, perché poi ne piangiamo tutti. E poi le persone si lamentano giustamente perché il sistema non funziona. Quindi cosa abbiamo pensato? Che
che il momento sanzionatore è fondamentale. Già lo abbiamo fatto, infatti, già con i vigili urbani, con la protezione civile, abbiamo creato dei momenti repressivi, ma non è bastato, purtroppo. Questo mi rammarica. Ci vuole ora un momento più forte, ma per rispetto di chi rispetta le regole, scusate il bisticcio di parole. Perché se il territorio deve essere pulito, tutti dobbiamo collaborare, come abbiamo detto. Collaborando tutti, chi non lo vuole capire, bisogna farlo capire con i momenti sanzionatori. Gli orari e in più li chiudiamo anche a tutti i cittadini per qualsiasi informazione, se ancora qualcuno magari non ha qualche difficoltà, dove trovare tutte queste informazioni e a chi rivolgersi. Allora, noi praticamente abbiamo creato un ufficio ambiente all'interno del comune, dove abbiamo i nostri dipendenti che danno le informazioni a 360 gradi per tutti i dubbi e tutte le incertezze. Quando abbiamo iniziato la promozione della differenziata, abbiamo fatto dei convegni, abbiamo fatto degli opuscoletti, io ho mandato a casa una lettera, quindi massima informazione. Abbiamo creato pure una pagina Facebook dove proprio c'è un operatore che risponde a tutte le domande, a tutti i dubbi e le incertezze, però bisogna capire che abbiamo due sistemi differenti tra la differenziata nel centro urbano e tra la differenziata nel centro extraurbano. Cioè nel centro urbano noi abbiamo un sistema porta a porta, significa che l'utente ogni mattina, in base al calendario, conferisce davanti alla sua porta il sacchettino di riferimento. Mi dicono: ma se non ci riusciamo, ebbene, pure là abbiamo una CRC cosiddetta, che è un centro di raccolta comunale, dove il cittadino che non arriva a conferire davanti alla sua porta il rifiuto può andare in questo impianto che si trova nel centro urbano di Trebbia e andare a conferire il rifiuto differenziato là. Quindi ha due possibilità, quindi non ci rimarrà con il sacchetto di immondizia a casa. Chiaro? Per la zona extraurbano c'è un sistema differente. Siccome specialmente in questa fase non si può adottare per ovvi motivi il porta a porta, abbiamo creato degli ecopunti. Cos'è l'ecopunto? L'ecopunto è una zona dove ci sono diversi cassonetti dove tu puoi conferire la differenziata. Quindi pure là puoi andare ad adottare. Quindi prendi il sacchetto con la tua macchina e lo porti nell'ecopunto. L'ecopunto c'è il cassonetto, per esempio, per la plastica, per il cartone, per il vetro, e là puoi adottare un sistema buono per la differenziata. Quindi qual è l'invito mio? Là troveranno gli orari, ora davanti al cassonetto troveranno gli orari specifici, gli orari di riferimento per conferire. Il messaggio qual è? Che è un progetto, ripeto, perché chi non lo vuole capire non lo capisce. O meglio, noi miriamo a quell'obiettivo. Cioè, io capisco che non arrivano alcune informazioni e ci può pure stare, anche perché abbiamo una popolazione importante che in estate arriva a 40.000. Però chi vuole collaborare e contribuire lo può fare, perché ripeto, si può rivolgere agli uffici, si può rivolgere davanti al cassonetto, ha le idee chiare, ancora veramente non è così, ma nei prossimi giorni ci sarà un cartello che dirà gli orari, un adesivo messo nei cassonetti, gli orari di conferimento. Quindi se vuoi la differenziata la puoi fare, quindi il conferimento regolare dei rifiuti lo puoi ottenere. Quindi massima collaborazione. Quindi chi non vuole capire non capisce, chi non vorrà capire purtroppo, ahimè, sarà messo in una situazione sanzionatoria. Questo è il messaggio che il sindaco vuole fare, ma non per incutere timore, ma per stimolare la gente, gli utenti a rispettare le regole, ma non solo nella differenziata, perché mi insegnate che con rispetto delle regole non si diventa un paese limitato, si diventa un paese virtuoso. Perché con rispetto delle regole si crea sviluppo. Oggi dobbiamo comprendere più di prima questi messaggi fondamentali, questi valori fondamentali. Il rispetto delle regole porta sviluppo. Signor Sindaco, noi la ringraziamo nuovamente per aver delucidato tutti i punti, la lasciamo nel suo lavoro perché ha tante cose da fare e ci rivedremo presto, spero, per altre iniziative che saranno in corso per Trabia e per tutti i cittadini. Io ringrazio voi per la possibilità che mi avete dato. Vi invito per altre volte, se mi date l'onore di poter comunicare con i miei cittadini e non solo con i miei cittadini, vi invito a venirmi a trovare perché mi date una possibilità importante. Io comprendo, per chiudere, che noi abbiamo tanto su cui lavorare e tanto da migliorare. Però, ripeto, non ci sentiamo arrivati o abbiamo la presunzione di dire che tutto è perfetto.
Però, ripeto, con la sinergia e con il confronto dei cittadini raggiungeremo gli obiettivi. Quindi la possibilità che lei mi sta dando oggi per me è una grande occasione, perché io con i miei cittadini voglio parlare e interagire e assieme andare avanti e capire come risolvere i problemi di pari passo. Trabia ha molto da migliorare, ha molto su cui, sulle cose da puntare, però ripeto, con la collaborazione di tutti dobbiamo raggiungere gli obiettivi. E Grazie a voi. lei, signor Sindaco, sta svolgendo un ottimo lavoro insieme a tutto il suo staff. Io di questo vi ringrazio. Ultimamente, mi creda, sedere in questa poltrona è molto difficile in questo periodo. La cosa importante è non scoraggiarsi mai per l'impegno che abbiamo preso con i nostri concittadini e circondarsi di collaboratori validi. Io, per quello che mi consente la legge, ho cercato di fare questo. Ci riconoscono che siamo un'ottima squadra, ci riconoscono che siamo una squadra che si impegna molto. E mi creda, per chi amministra è fondamentale, perché la fiducia dei cittadini, la fiducia dei nostri utenti, la fiducia di chi viene a visitare il nostro territorio è fondamentale, perché ti dà quella spinta in più e quel coraggio in più per andare avanti. Grazie, signor Grazie a Sindaco. voi.